così giovane, così torello. È stato un ictus. Un ictus. È un volgare ictus. È un ictus, eh? È un ictus. È un ictus. Un ictus tra capo e collus. Ieri ha ragionato 6 ore consecutive. Lo stress l'ha ucciso. È un ictus. Non è possibile. È morto ieri e il ricordo è ancora fresco. Giuliano, il fratello australiano del morto. Non se ne fa una ragione. No. Non sopporta le immagini del passato. No. Era molto unito al fratello. Solo l'oceano li separava. Sarà veramente australiano. E Tarcisia, la moglie del morto, è rimasta scioccata. Parla così, a bambera, senza costrutto. Gira voce che Giuliano sia un playboy spietato. Sono emozioni forti, sentimenti che il mio cuore australiano non supporta. Puraccio. Un tarlo fisso. Ma sarà veramente australiano? Ognuno è quello che si merita. Stai con un piede nella fossa e pensi alla fossa degli altri. Se la vita eterna fosse questa vita, eterna, allora viva la morte. Empiedocle. Era così apatico, così servile, così morto. Era così. Come lo vedi ora? Direi anzi che acquista in brillantezza. Quando stai male, stattene a casa. Non potrei mai uscire. I cazzi. Ti va a incazzare con un uomo che sta più di là che di qua? Fino alla morte ci arrivano tutti. Baciato, Peppe, baciato, baciato. E Giuliano? Dov'è Giuliano? Vivo con l'ansia a fior di labbra. Dimmi dov'è Giuliano. Posso baciare il morto? Il morto è come noi. Non si ribella. Che moriamo per baciarci. Vai, vai a sputare a casa tua, vai. Thank you.
dredge. Oggi come oggi è tutto dredge. A che ora dobbiamo venire a prenderlo? Alle 6 di domani mattina. All'alba sparirà ogni traccia di subsistenza terrena. Si è fatto tardi. Io andrei. Si è fatto tardi per cosa? Tardi per la sofferenza altrui. Chi decide se hai sofferto abbastanza? Siediti, bastardo esteriore. Giuliano è formalista. Resta un altro po', fallo per me. Nessuno si azzardi a lasciare la casa. Questo è sequestro di sconforto. Non puoi pretendere che tutti soffrano con la nostra intensità. Stronza! Cercherò di non tradirti, ma la carne è carne e gli uomini sono tutti diversi. Sul tuo conto se ne dicono di cotte. Di cotte, di cotte. La gente cuoce la notizia. Domestici, caponi. Mi sfrecciano nella memoria tutti i bei momenti trascorsi. Sei stato sempre lontano. Le uniche notizie su di te arrivavano dai rotocalchi. Ho una certa nomea. Conservavamo una tua gigantografia a cavallo. Ho un certo cavallo. Noi ce ne andiamo. Non c'è più nessuno. Grazie, grazie. Non posso accettarlo. Non lo accetto più. Non lo accetto. Insieme facevamo paradiso. Dei vivi restano solo le cazzate. Parli così perché hai sempre vissuto a Sydney? Di me pensi solo che sono australiano. Teocratico. Non aver paura. È una parola morta rimasta imprigionata nel corpo. Ha cercato di uscire per non putrefarsi insieme alla carne.
sempre sia, per quasi sempre, a cavallo dei secoli. Verecondo. Nel corpo umano restano imprigionate delle idee. Al momento della morte i vermi le spingono fuori e finalmente i concetti escono allo scoperto. Metti il naso sulla sua bocca, aspetta la fuoriuscita di un'altra idea e ti accorgerai che viene alla luce già putrefatta. La cultura in mano ai vecchi. Queste idee puzzano! Sono le idee di sempre. Intimistico. Ascellare. La camicia. Il bendello. I profumi del sesso di Sydney. Le forme nascoste. Brotti. Lo Stato Democratico. Questo suo silenzio è imbarazzante. In effetti lo sento un po' freddo. L'estasi del pecoreccio. L'affetto underground. Ogni città è una fossa comune. Trevien! Vieni! Lavoro, tutto il giorno mi faccio un culo così, non c'ho mai una lira. Quando arriverò a 2 milioni, mi compro 2 milioni di carne in scatola e le rivendo alle popolazioni svantaggiate a 6 milioni. Con 6 milioni mi compro 6 milioni di accendini e li rivendo porta a porta con un usufrutto del 38% lordo.
col 38% netto mi ci compro il 70% lordo della borsa valori e la rivendo alle popolazioni lorde del Nord Africa con un tasso massimo del 22% e un tetto minimo del 2%. Col percento scorporato dalla cifra che ne determina il valore, acquisto lo stretto di Civitella. La cortesia innanzitutto. Abbiamo aperto oggi il testo tutto sulla cortesia. Cortesia, cortesia, cortesia. Stronzo. C'è più manodopera che merci. Questo è disfattismo. Fantastico. E paradossalmente è 41. Stronzo. La qualità in primis, noi vendiamo solo pezzi unici. Cortesia, prego. Cortesia, prego. Cortesia. Questi stivaletti sono fatti per piacere. È un pezzo unico. Non vedo assortimento. Abbiamo aperto un'ora fa, siamo in una fase di lancio dell'operaio. Cortesia, prego. Cortesia. Cortesia, prego, prego. Cortesia, prego. Prego, cortesia. Cortesia, prego. Siamo freschi di apertura, cerchiamo di non essere eccessivamente ingordi. Cortesia, 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 cortesia. Un pezzo di formaggio preistorico. Prego, cortesia, prego, cortesia, prego, prego, cortesia, cortesia, prego, prego. Ma sì, cortesia, prego. Ciao, Fiore. Ciao, Ida. Mi sono appena svegliato. Potevi dormire un altro po'. Thank you.
Devo dire che ho dormito bene. Ultimamente è l'unica cosa che riesco a fare bene. Mi hanno fatto una proposta di lavoro, ma io sto bene in casa, stretto nel mio pigiama, prigioniero della mia afasia. Moglie e marito muoiono schiacciati dal peso della pagina sportiva. Ah, che dolce trapasso. Oh, ma questo è il giornale di ieri. Eccolo. Ci sono in omaggio le pantofole di Mozart. Ti ho visto, non penso. Colpa mia o colpa dell'accoppiamento latente? Sei bello da far paura, così metallico e passionale. Domani alle 9. Dove? Dovunque. Non mi sono ancora lavato. Quasi quasi aspetto domani. A te dà fastidio la puzza del giorno. Il giornale. In omaggio c'è la fiala ricostituente. Domani non comprarlo. C'è il regalo in polmone d'acciaio, ma questo nostro è più spazioso. Stiamo bene insieme perché sappiamo di avere accanto il top. Ho conosciuto un altro uomo. È giovane, profuma di fresco. Non sto più bene qui. È inutile soffrire in due. Vattene via. Non credo che resteremo buoni amici. Fuori! Ah, è tutto così improvviso! D'accordo, resta. Quando avrei accettato l'evidenza andrei via. Ho parlato con Fiore.
Resterà un po' a carico mio, è appena un vecchio. Maledetti vecchiacci, hanno dalla loro sempre la scusa dell'esperienza. A domani. Ciao Ida, mi sono sentito di pippella, è avuto come un sussulto. Ho cominciato ad operare nel settore domestico. Ho trovato lavoro. Inizio domani. Lo stipendio è infame e la mente si distrae. Ciao Ida, scusa se non sono viscido, ma il lavoro mi sta assorbendo tutti i liquidi. Stamattina, appena alzato, ci ho visto più chiaro. Quanti sfruttati vedi? Non vedo sfruttamento! Questo non vede proprio un cazzo. Cortesia, prego, prego, cortesia, prego, cortesia, cortesia. È colpa mia se al posto dello sfruttamento leggo la rassegnazione operaia. Prego, prego, cortesia, prego, cortesia. Sono diventato vegetariano!
Su, su, è stata una brutta caduta, ma il dolore è sempre relativo. Tu sei reattivo! Ida mi aveva parlato di un povero vecchio schiacciato dal parossismo amoroso. Che ne sarà di me? Questa è la tua fossa. Sei finito. Sabrina, papà si è fatta la macchina nuova. Vieni a vedere. Fallo per me. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sabrina, papà ha fatto la macchina nuova. Vieni a vederla. Ci è riuscito. Sabrina, hai fatta proprio grossa, eh? Sabrina! Sabrina! Basta! Basta! Non sopporto più questo atteggiamento! Basta! Sabrina! Mi sacrifico! Vivo sull'entusiasmo della mia famiglia! Maledetta la famiglia! Sta botta hai esagerato, ci stai spiaccando! Ora basta! Ti avevo avvertita! Sono il signor Filippo Proprietario, vorrei parlare con la professoressa Covatta. Sono io! Telefonai qualche mese fa, non so se rammenta. Certamente. Le cose stanno precipitando. Domani alle 15. Dove cazzo vai? Esci dalla macchina e vai a intuito! Maledetti l'istinto e la fantasia! Nostra figlia non cova interessi, sta in disparte apatica. Si è diplomata senza nessun sforzo, a casa non ha fatto più niente, ne ha spicciato, ne ha lavato per terra, niente. Perché vi siete rivolti alla nostra comunità? Sabrina deve entrare a far parte della vostra famiglia affinché irrobustisca il senso medio della vita. Vorrei una relazione sui comportamenti della ragazza tra le mura domestiche. Ci guarda schifosa, schifosa.
Abbiamo riempito la casa di riviste di moda alla ricerca di un interesse latitante nel suo animo. Avrete sentito parlare dei nostri metodi? I ragazzi che affittiamo non hanno un briciolo di personalità. Vivono in balia di teorie lassiste, lontane dallo schematismo. Noi chiudiamo loro gli occhi. Il nostro motto è: dateci una persona e vi restituiremo la fotocopia funzionale. Ecco una copia del regolamento, sempre in alidere a un'occhiata. Certe volte basta per farle rinsavire. Non dimenticate qualcosa. Dobbiamo lasciare un anticipo? Il pagamento alla consegna. A Sabrina, che spiadirà sotto i nostri colpi. Colpa tua se Sabrina cresce rincoglionita! Ecco Sabrina. Buongiorno, Sabrina. Ti piace la vita? No. Imparerai ad apprezzare ogni attimo della tua lurida esistenza. Subisci e lascia vivere. Prego. Cosa ne pensi della pubblicità? La trovo monotona e senza acuti. Perché? Sei al di sotto del consueto. Mi sembra tutto uguale. Le persone, gli oggetti, i pensieri, anche le botte mi sembrano tutte uguali. Mandatemi macellaio. Conoscerai il macellaio. È un uomo diverso. Antepone sempre il suo godimento. È l'ultimo dei genuini. Mi ha fatto chiamare? Questa ragazza non vuole migliorare il suo status vegetativo. Dobbiamo risvegliare in lei l'interesse medio. Il signor Flavione? Facciamo finta di dimenticare. La burocrazia. Lei è un incapace. Io ho bisogno dello schiaffo meccanico. I miei pazienti hanno imparato a riconoscere il calore umano e il colpo tradizionale. Non stigliano più. Mi serve uno schiaffo freddo e tecnologico. Allora? L'ho appena violentata. Ma continua a non nutrire ambizioni. Mi nascondi qualcosa? Ha reagito, scacciava. È stato spiacevole. È un osso duro, la ragazza. Resiste alle umiliazioni standard. Fatemi salire lavandaio. Un lavoretto da fare. Serve gente esperta e dotata di fluido. Eccola qua. Sembra una pianta. Delicata, inoffensiva, ma in grado di difendersi. Vero, Sabrina?
Grazie. Cari signori Piersanti, vi ho fatto chiamare perché vostro figlio ha superato brillantemente la settima fase terapeutica. L'hai visto che le botte servono? Sì, certo, 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 certo. Ecco ciò che resta del Sandrino originale. Certo, certo, certo. Lo abbiamo riempito di contenuti. Adesso è ambizioso nel piccolo, appagato dal suo semio e magnificamente corrotto e funzionale. Certo, 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 certo. E se un domani avesse qualche pretesa? Nel prezzo è compreso lo schiaffo meccanico. È appena arrivato. Colpisce 6 volte in 30 secondi. Lascia sulla pelle una sensazione di completa solitudine. Certo, 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 certo. Certo. Non le ho risparmiato un colpo. Ho usato anche il top. Non prova neppure rancore. È completamente sfiaccolata. Escluderei la matrice cattolica. Il cattolico covastio e disprezzo, caratteristiche assenti nella patologia della ragazza. A disposizione. La ragazza suppone di essere bella. Licenziato. Pronto? Dimostri di essere pronto. Se non vanno affatto bene, il trattamento procede, ma la ragazza vive in un mondo particolare, omogeneizzato, azzarderei contemplativo, se non fosse per l'assenza totale di rancore mistico. Abbiamo qualche speranza? La speranza la lascerei agli stronzi. Le ho gonfiato tutti i capelli, l'ho umiliata fino all'epidermide, ma lei insiste nella sua atrofia, trova tutto scontato. Si alzi, voi pagate per vostra figlia. Proveremo con la carta vetrata, alla ricerca della personalità sottocutanea. È il programma 8. Terremo aggiornati. Facciamo gli eroi. Non vogliamo incastonarci nella società. Ma tu, che ne sai dello squilibrio? Come puoi confidarti? Piegati dolcemente. Non lasciarti spezzare. Non ho preconcetti. Non ambisco. E non distingo le sfumature. Fate salire il carrozziere. È l'ultima chance che ti concedo. E sì, mio carrozziere, la ragazza ha perso lo smalto. Mi raccomando, la carne è tenera. Niente, l'ho scartavetrata fino all'osso, l'ho tutta riverniciata, le ho messo in mano una carta di credito, nessun risultato. Questa stronza è proprio una persona. Pronto? Non è più questione di prontezza.
famiglia non serve, non collabora, non incoraggia. L'unica soluzione è la soppressione. Cercheremo al limite di reintegrare il cadavere. Proceda, proceda, abbiamo sbagliato e siamo pronti a pagare. Te la trovo io, stai in una botte di ferro, te la trovo perché te la meriti. Dobbiamo trovarla, il ragazzo va aiutato anche se è diverso. Piacere, Giacca. So poi ti dirci, le disgrazie non vengono mai da sopra. Lauretta, hai notato come il paesaggio urbano è magnificamente disegnato a misura di poveraccio? Sì, certo. Senti che versi, un mendico, chino per terra, aspetta l'elemosina di chi, chino per aria, aspetta di trovare un mendico. Permesso, io sono vecchia, mi devo mettere seduta. Si fa spazio a colpi di sentimento. Signore? Signore?
scusi, non volevo farlo. Non si preoccupi, c'è tanta gente e i piedi sono il doppio. Può succedere. Oddio. Lei è molto comprensivo. Io le devo lo stesso delle scuse. Non deve essere piacevole sentire un piede estraneo che pressa su quello alleato. Ragazzo mio, non c'è nulla di cui scusarsi. Acciaccarsi i piedi è un'espressione che affonda le sue radici nella storia. L'ho fatta grossa. Vuole sedersi? No, faccio la mia figura anche in piedi. La com'è? Fate scendere! Permesso? Scusate, sono corpulento! Dove vai? Non è la nostra fermata. Seguimi, è successa una cosa terribile. Perché siamo scesi? Aspettami qui. Scusi se parlo chiaro, ma non leggo nei suoi occhi il perdono per un piede acciaccato fortuitamente. Le assicuro, del tutto fortuito. Senti ragazzo, io prendo l'autobus tutte le mattine. Mi è già successo. Non ci faccio caso, semmai sono le tue continue scuse che cominciano a infastidirmi. Arrivederci. Successo? È tutto bianco. Chi è quel signore? Andiamo via, non possiamo parlare qui. Non ti sei mai comportato così. Oh. Che è successo? Sull'autobus. Ho acciaccato i piedi di quell'uomo grasso. È stato agghiacciante. Gli ho chiesto scusa due volte. Gli ho offerto il mio posto. Covastio cittadino. Sono sicuro che non mi ha perdonato. Non dobbiamo sottovalutare l'accaduto. L'hai fatta grossa. Domani mattina lo aspettiamo insieme alla fermata e gli chiediamo scusa. Pensi che mi perdonerà? Non correre, giacane. Stai calmo, non apparire nervoso. Potrebbe insospettirsi. Sta arrivando il nostro uomo. Scusi, non ci conosciamo. Non è mai troppo tardi. Diamo un calcio agli errori del passato. Ho saputo del brutto incidente che le è capitato ieri. Incidente? Ci deve essere un equivoco. Ieri, sull'autobus, il suo piede sinistro è stato brutalizzato, ricorda?
Senta! Io non sono abituato ad essere preso in giro! Se questo è uno scherzo, è durato anche troppo! Lei deve perdonarmi! Io non ho fatto apposta! È stato un volgare sbaglio! Se continuate a torturarmi con questa cazzata, vi denuncio! Per molestie verbali! Avevi ragione, non ti ha perdonato. Don Claudio, Don Claudio, c'è Don Claudio? Don Claudio, Don Claudio, Don Claudio. Don Claudio! Il clero è esperto. Ti darà un braccio secolare. Il tuo amico sembra possuto da rimorso. Ieri, sbadatamente, sull'autobus, ha acciaccato il piede a un ciccione. Gli ha chiesto scusa, ma non ha ottenuto il perdono. Insisti, figliolo, insisti. Non c'è cosa peggiore che una vita senza perdono. Io non vivo da ieri. Non penso ad altro. A quel povero piede violentato. Stagli vicino. Nonostante il male che ha fatto, è un bravo ragazzo. Io ho fame di perdono. Fatemi scendere, questo è un cruzianismo. Scusi, avrei bisogno di un'informazione organica. Prego. Io non mangio più, non vivo più, non connetto più. Il rimorso mi addenta la coscienza. Basta! Chiama la polizia! Cercatevi un lavoro! E pensare che il futuro è vostro! È finita! Meglio frocio che senza perdono! Fatti, uomo! Alzati e combatti! Povero giacane. Pulito fora e marchiato nell'interiora. Rido per non piagne. Come parli? Perché anche oggi favelli? Financo tu favelli, strutturalmente sbiascicando, si accavallano in me. Risentimenti di uomo ormai sciapito. Ho scoperto che il nostro uomo è un professore di lettere. Una lettera di scuse. Forbita fora e toccante nell'interiora. No, no! Io il perdono lo
voglio in faccia, a fior di denti. Mangia da giorni. Bisognerebbe rintracciare quell'uomo, fargli capire che il suo perdono può salvare una vita. Vorrei parlare con il professor Cicciotti. Cicciotti è in aula, si sieda. Durante lezioni no! Ho detto no, durante lezioni no! C'è una donna in uno stato pietoso. Signora, mi dica. Giacane sta morendo. È dimagrito 60 kg. Il lenzuolo è un macigno. Scusi, non ricordo bene questo Giacane. Forse un ex allievo o no? Ricorda qualche mese fa quando un ragazzo le ha acciaccato un piede sull'autobus? Ancora con questa storia! Io spacco tutto! Durante le lezioni spacco tutto! Non c'è ministro! Non c'è ministero! Io spacco il ministero! Il ministero porco! E voi vi siete ridotti così per una fissazione? Venga con me in ospedale. Lo perdoni. Forse Giacane può farcela. E agli sgoccioli, pesa 6 kg. Il professor Cicciotti, l'uomo della discordia. Non c'è tempo da perdere, lo perdoni, presto. Ragazzo, come ti sei ridotto. Io che pensavo volessi prendermi in giro. Ma io non posso perdonarti, no! Non mi sento offeso, non coltivo rancore, credimi! Scusate, questo è un bruttonismo! Sono responsabile della morte di Giacane! Ah, stronza! Stronza! Ah!
Massimo, fate largo! Fratello Negroni! Ciao Elio, bella manifestazione, eh? Sì, sì, è la mia atmosfera ideale. Tutti manifestano, tutti sfogano. È la prova schiacciante di quanto potrebbe fare la massa cozzata. Largo! Fare largo! Pari opportunità, pari opportunità. Omologati anche nelle opportunità. Telegiornale, eri bellissimo, bellissimo, riempivi lo schermo. Ormai sono abituato, è tanto che mi occupo dell'epicentro della messa in forme. Domani vado all'inaugurazione del raccordo anulare. Sono anni che ci lavorano, è un'opera di grossa portata sociale. Peccato che va incontro alle esigenze degli anni 70. Sono fiera di te! Io non ho potuto esibirmi! Per te deve essere diverso! Diverso! Diventiamo famosi! Diventiamo famosi! Famosi e famosi! Il raccordo! Elio! Elio! Non credo! Non credo! Non credo! Non ti ho visto via etere! Mi sono preoccupata! È la prima volta! È la prima volta! Ero lì! Immerso nella folla! Ero lì! Al bordo dell'inquadratura, forse non mi hai visto. Diventiamo qualcosa, diventiamo qualcosa, diventiamo qualcosa. Dormito sereno? Dormito sereno? 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 Mi sento un drello. Vado alla manifestazione per la pace, folla fresca e devitalizzata. Cosa mi sta succedendo? Sono sempre stato un leader, puntuale a tutti gli appuntamenti mandriani. Non lo vedo, non lo vedo, non percepisco il suo carisma. Da due giorni non riesco ad andare dove voglio.
mi trovo da solo, in posti romantici e riflessivi, costretto ad occuparmi di me, pensare al mio futuro, rendermi conto di come è vuota la vita senza un interesse di facciata. Figlio mio, attossicato, non è facile trovare la strada giusta, la strada giusta. Dormici su, domani andrà meglio, andrà meglio, andrà meglio. Non si è chiuso occhio. Ti stai rincoglionendo anche tu. Vado al convegno per la cessione coatta dei diritti d'autore. C'è un rinfresco gratuito. Ci sarà la ressa. È successo ancora. Sono giorni che non respiro i vapori della massa. Anche lei è malaticcia? Sì. Grande inaugurazione del raccordo anulare. Oh! 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 Speravo di dividere la chiesa con centinaia di persone. Possibile che non ci sia un'epidemia in corso? Purtroppo oggi stanno tutti bene. Quelle belle sale d'aspetto di una volta. Intassate di malati, gonfie di bacilli, quando il corpo si strofinava su quello del vicino agonizzante. Le dispiacerebbe avvicinarsi e simulare il tutto esaurito? Lei è un tipo interessante. Chi è il prossimo? Avanti il prossimo! Entri, entri! Avanti, si accomodi! Venga, si segga! Tranquillo! Allora, mi esponga il suo problema. Suppongo umano, no? Amo i posti affollati, sono un patito dei ricevimenti e di tutte le iniziative che sviluppano sfogo corporeo. Ma lei è il famoso Elio, l'uomo che vive all'epicentro della massa! La seguo dai tempi di lotta continua, venga, venga, mi dica che succede? Vediamo un attimo. Sdraiati. Respiri. Respiri, testa, giù, giù. Chiuso, vieni. È grave? Lei è in possesso di due piedi anarchici, poco inclini a seguire le direttive del cervello. Sono incurabili. Deve accettare la situazione. Trovi un compromesso con i suoi due piedi. Agisca con astuzia. Un giorno andrete in località affollate, un giorno in luoghi della patologia eremitica. Vediamo qualcosa. Oggi è un grande giorno. Riparti all'attacco. Ci siamo messi d'accordo. Oggi andiamo alla conferenza sull'arte araba e domani al traliccio isolato.
d'accordo. Accetto l'inversione. Oggi resteremo qui a poetizzare e domani andremo alla conferenza sull'AIDS. Vedrai, ce la farai, ce la farai! L'AIDS interessa a tutti, a tutti, a tutti! Pronto! Siete la frangia estremista di un povero corpo di sinistra! Diventiamo qualcosa! Sono finalmente un uomo di sinistra! Mettilo! Non sei ancora abituato alla carrozzella! La metropolitana mi aspetta. Ambiente chiuso, devastato dagli odori dei passeggeri. Corpi informi da cui lasciarsi dolcemente sopraffare. Ah, la puzza della gente! Oggi è un grande giorno, i giochi della gioventù, il palazzetto gremito, gli spalti saturi ed asfissianti. Sento odore di filosofia. Così libero, così immobile. Una zero.